Il nostro mondo è davvero grande e succedono tantissime cose che a volte ci sfuggono, ma grazie alle videocamere, gli smartphone e le fotocamere siamo in grado di riprendere fenomeni che non si riescono a spiegare il 90% delle volte. E anche se vengono spiegate, molti non ci credono perché non li vedono con i loro occhi e quindi un filmatino è d'obbligo. La vecchia cara fiducia in questi tempi non esiste più. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica dove vedremo alcuni misteri nel mondo ripresi in camera. A cui cercheremo di dare una risposta se possibile, altrimenti, godetevi solo i video. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi se duraiati partiamo! Fiamma eterna. Sicuramente spegnere un fuoco è tosto, ma alla fine con tanta acqua la situazione si risolve. Ma non sempre. C'è un luogo sul pianeta dove esiste una piccola apertura in cui un fuocherello può sopravvivere pure se attorniata dall'acqua. È una cascata, che butta giù 24 ore. Non sto scherzando. Eccovi in una zona non specificata vicino alle cascate del Niagara, un fenomeno davvero unico. I turisti quando possono ci passano per vedere se c'è una fiamma accesa e rimangono senza parole. La natura è veramente incredibile, ma chissà quanto dovrà spendere madre natura di bolletta del gas. Io manco cucino e spendo quanto un ristorante. Roccia bilanciata. Per rilassarsi dopo che tutto questo sarà finito, un viaggio consigliato è sicuramente in Nuova Scozia, che ha dei panorami davvero mozzafiato. Eppure una roccia molto misteriosa. Una colonna di basalto alta 9 metri che si trova all'estremità di una scogliera. In molti non ci credono alle foto e ai video online, ma è proprio così. È anche una meta turistica molto ambita. Questa roccia non cade nemmeno con i terremoti o le tempeste, rimane lì, ferma, in bilico a farsi i cavoli suoi. Ma sembra non sia l'unica, nel mondo ci sono altre rocce simili che riescono a sfidare la gravità, eppure quelle zone turistiche abbastanza famose. Sfere di pietra in Costa Rica. Sono considerate tra i reperti archeologici più preziosi del paese, ancora oggi un vero mistero. Sembra siano state lasciate da un popolo indigeno di nome Diquis centinaia di anni fa. Non si sa bene a cosa servono perché questi le spostavano spesso in varie zone, quindi rimane un mistero anche il perché venissero spostate. Non potevano essere semplici fenomeni naturali, ma qualcosa di più vista la forma. Ne sono venute alla luce circa 300 di grandi dimensioni, cioè con un diametro che va dai 50 ai 250 cm. Alcuni credono siano stati gli alieni a compiere questo lavoro mastodontico, ma nessuna prova ne mostra la veridicità. Se siete curiosi, anche questo è un posto da visitare dopo questa situazione. Ammirare delle palle giganti credo sia il sogno di tutti. Questa frase è davvero ambigua, ma sarà una mia impressione. Luci di Phoenix. Quando una sola persona vede qualcosa di strano, giustamente gli altri dubitano anche con prove a video e foto. In effetti è difficile, ma se sono 10.000 persone insieme a vedere lo stesso fenomeno inspiegabile? Questo è ciò che è accaduto nella città di Phoenix, negli Stati Uniti. Hanno visto delle strane luci e filmato tutto i cittadini del posto. Strane perché erano apparse così, all'improvviso, una notte, come fossero in formazione. Rimaste lì forse per un'ora e mezza, nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo. Ad un certo punto sono sparite nel nulla, senza lasciare scie o tracce di veicoli volanti. Sono poi riapparse nel 2007 e nel 2008, alimentando di nuovo un mistero che ormai sembrava un caso archiviato. Cosa saranno? Davvero sono state un fenomeno naturale? E chissà, in futuro riappariranno ancora. Capre arrampicatrici. Come fanno le capre ad arrampicarsi perfino in zone completamente verticali? Non parlo solo degli stambecchi delle Alpi, di cui sentiamo spesso parlare, ma anche in generale. In questo video, per esempio, una di esse è salita e poi scesa molto lentamente da un albero. La spiegazione non è poi tanto complessa, forse. Quando posa le zampe a terra o comunque su una superficie, il suo peso si distribuisce alle due unghie. Queste poi si allargano in modo da poter afferrare una zona più ampia. Inoltre hanno anche un cuscinetto addizionale con cui fare ancora più presa, trasformando una semplice capra in una scalatrice professionista. Non ci provate con le vostre unghie, anzi tagliatele che è sempre una cosa buona. E piccola pausa quiz. Chi sa dirmi a che film si riferisce questa frase? È un vero classico, quindi credo che anche questa volta in tanti sapranno il nome. Ovviamente lasciate anche un mi piace se avete indovinato. Risposta a fine video e continuiamo. Nuova specie? Sembra che a volte nascano animali davvero insoliti e spaventosi nel mondo. In effetti è una buona cosa, però alcuni sono, giudicate voi.
Questa dovrebbe essere una nuova specie di vipera, non si vede benissimo, ma potete notare abbastanza da capire che anche stanotte qualche incubo ci scappa. Immaginate se fosse nella vostra stanza a fare questo movimento. In realtà non è così nuova come specie. Rimane un piccolo mistero perché nessun ricercatore ha mai fatto parola della scoperta e il video in questione è uscito nel 2008, quindi chi lo sa? Potrebbe anche essere qualcos'altro, ma rimane il fatto che era meglio non guardare questo video visto che non solo assomiglia a un serpente ma pure ad un ragno. Due delle mie paure fuse insieme per formare un megazord di incubi. Cascate. Adoro le cascate, specialmente quelle che trasportano in un mondo parallelo o all'inferno. Tipo queste in Portogallo che si trovano in un posto con un nome che non fa per me, quindi ve lo scrivo su schermo. Si trova nella vetta più alta delle montagne delle zone. Raggiungerlo non è semplice, ma è uno degli spettacoli più belli sul pianeta. Per quanto alcuni pensino sia un portale per entrare nel mondo dei demoni e diventare il Doomguy, in realtà è una diga ultimata nel 1955. È ricavata all'interno delle acque lacustri che ha la finalità di far affluire acqua per la produzione di energia elettrica nella centrale di Sabugueiro. Ha una larghezza di 48 metri ed una profondità di 4,6 metri. Rappresenta la parte iniziale di un lungo tunnel sottomarino alla El Chapo di 1,5 km che termina nella centrale. Peccato i miei sogni sono infranti, ma ci andrò comunque a dare un'occhiata sempre se possibile. Cerchi di ghiaccio. A Westbrook, negli Stati Uniti, è apparso un gigantesco cerchio di ghiaccio a gennaio 2019 e i residenti ovviamente erano sorpresi. Anche se non c'era vento, la piattaforma continuava a roteare sul posto e non era collegata da nessun'altra parte. Era una formazione completamente indipendente. Ed è questa la cosa strana. Poteva essere un normalissimo fenomeno se si fosse ghiacciato l'intero lago, ma non è stato così. Le spiegazioni dei residenti e degli utenti su internet sono state molte. Alcuni parlano di uno scherzo, altri invece di una pista di atterraggio per gli alieni, che durante la notte viene utilizzata. In realtà cose del genere succedono anche da altre parti del pianeta. Secondo gli esperti è dovuto all'erosione della corrente, mentre il movimento rotatorio è dovuto allo scioglimento dello strato ghiacciato. Creature oceaniche. In mezzo all'oceano possiamo trovare davvero di tutto. Pesci, plastica, umani, altra plastica, altri pesci e a volte anche cervi. In questo video alcuni pescatori avevano notato delle strane creature durante la loro giornata normale di lavoro. Hanno deciso quindi di fare ciò che qualunque bravo essere umano fa quando vede una cosa misteriosa e potenzialmente pericolosa. Ci va incontro. Ormai ho visto davvero troppi film per non sapere come va a finire. Eppure stavolta è una storia a lieto fine. Incredibilmente hanno scoperto che quelle due creature erano cervi. Dopo aver salvato il primo sono andate in soccorso del secondo, riportandoli alla fine sulla terraferma e salvandoli quindi da morte certa. Ma sembra non siano gli unici animali di terra a finire misteriosamente in mezzo a qualche oceano. Il triangolo del drago. Non parlo di un drago in una band che suona il triangolo, bensì di uno dei luoghi più misteriosi sulla terra che ancora oggi non ha trovato una risposta. Il triangolo del drago o del dragone si trova in una regione dell'oceano Pacifico attorno all'isola di Miyake, a 100 km da Tokyo. È diventata famosa negli anni per la sparizione di navi che non hanno mai più fatto ritorno. Dove saranno? Ma non solo. Al contrario di altri triangoli misteriosi nel mare, qua avvengono altri strani fenomeni, come malfunzionamenti meccanici e elettrici, oltre a un lento decadimento dei componenti, per quei pochi che riescono a tornare. Dal punto di vista scientifico esso è uno dei cosiddetti 12 vortici vili presenti sulla Terra, e per vortici vili si intendono delle zone in cui la spinta delle onde elettromagnetiche è più forte che altrove. Quindi è questa la spiegazione? Ancora non si è sicuri. Molte leggende sono nate durante gli anni. Una delle più famose riguarda il comandante Kublai Khan nel 1200. Secondo le fonti avrebbe provato a raggiungere il Giappone attraverso questo triangolo, ma non vi riuscì a causa dell'inspiegabile perdita dell'equipaggio, composto da ben 40.000 marinai. In tempi più recenti e fuori dalle leggende invece Charles Brits, nel suo libro The Dragon's Triangle del 1989, riporta che tra il 1952 e il 54 ben 5 vascelli militari giapponesi si persero nel triangolo, con un equipaggio totale di 700 persone. Alcuni ricercatori però in quel caso dimostrarono fosse colpa di un vulcano sottomarino. Per sicurezza tutti i giapponesi comunque ci stanno alla larga. Prima di finire la risposta al quiz ovviamente era Forrest Gump, un classico intramontabile e chi non l'ha visto deve assolutamente farlo ora che c'è molto tempo libero. Con questo concludiamo, che dire, di video straordinari in rete ce ne sono molti, se volete inviatemene qualcuno.
Così lo inserirò in un prossimo video e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.